Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 265esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Guardate che Mister Camion nostro. Allora, siamo ready to go, quindi eccoci qui. Ho messo due nuove mod che trovate ovviamente nel sito. Una è quella per la dashboard. Lì che dovrebbe già esserci sul mod, là sulla lista delle mod, che però non è mai stata attivata ora. Dovrebbe esserci però già con una data vecchia, quindi dovreste già averla. Ho aggiornato, e no, e ho messo una mod per il sound, che è davvero fatta bene, ora vi faccio sentire. Ah, va solo sull'interno, ok. No, mi sembrava che fosse cambiata, ma ho detto, ma boh. Solo sull'interno funziona allora. Ok, ora crasherò tipo 10 volte da TeamSpeak. È davvero bellissimo come sound. Come sapete io non ho 6 cilindri in linea, però questo qui ci assomiglia veramente tanto. Cioè so com'è il sound dello Scania 6 cilindri. E questo è davvero bellissimo, è fatto benissimo. Non so se... No. Cambia. Ci ho messo quello lì perché insomma più reale, ecco. Cioè, potevo benissimo tenerci questi, ecco. Però diciamo che in realtà invece che al posto del V8 i 6 cilindri in linea hanno lo stemma Scania, per cui meglio ci ho messo lo stemma Scania. E niente, danni abbiamo sempre i danni, figuriamoci, non abbiamo più di soldi. Comunque visto che vi è piaciuto nel video quello 400 km in 5 minuti, penso forse magari di farci tipo metterci un nome tipo Speed Truck, hashtag 1, 2, 3 e così via. Magari i viaggi che non registro, tanto lì posso farmi gli affari miei, cioè posso sentirmi la musica, guardarmi tutti i video, poi ci tolgo l'audio, ce ne metto la musica, un altro tipo di musica e sono a posto. Tanto 5 minuti, se uno se li guarda, se no amen, insomma, sta lui. Comunque ragazzi, buon anno, buon 2017 a tutti, e so che sono arrivato in ritardo, oggi è il 2 però... Oggi, sì, oggi è il 2, però mi sono dimenticato ieri. Bello retarder. Scendiamo. Così tranquilli, tanto noi fretta non ne abbiamo, abbiamo un botto di tempo per finire sto viaggio, cioè abbiamo ancora 3 ore e 20 o 2 minuti, no, 3 ore e basta. Per cui... Non si sente tanto la freccia. Vabbè, fa niente, dai. Ragazzi, chiedo la vostra opinione. Praticamente scusatemi un attimo. Ok. Se volete che io prenda in alto a destra, come al solito vi verrà il sondaggio, prossimo camion R490 streamline, a quel punto top line, o R500 top line serie 5. Qua 5 sono indeciso, quindi ditemelo voi, perché poi come prossimo camion ancora voi. Vorrei prendere magari un 160, un 144, 530. Se prendo lo streamline lo faccio, diciamo, abbastanza bello. Magari anche qualche luce di nuovo. Se invece prendo il 500 penso di farlo normale, con la parte sotto in plastica. Ora poi vediamo. Non lo so.
siamo arrivati qui al Carrefour, ci abbiamo portato qualcosa, non so che cosa. Ok. A posto, ce lo mettiamo qui. È un po' schiacciato, diciamo, quel grifone, però ottimo lavoro. Andiamo avanti con ADR, dai, andiamo. Lungo raggio io lo lascio sempre per ultimo perché sennò è un casino. Già che me ne ricordo, già che me ne ricordo che mi sono dimenticato. Dobbiamo mettere l'operaio sull'altro camion. Osteria. Operaio, vediamo un buon operaio. Questo è buono. È buono già questo. Se no vediamo qualcun altro, anche questo è buono, eh. Però sapete che io non guardo il prezzo perché comunque non è molto da guardare. Quello che ho detto io che era buono, anche questo è buono. 3,66, 10,44. 3,66, 10,44, 3,66, 10,44. Io opterei per Manuel, che si prenderà un R370, vabbè. Ok. Ora, chiudi. Siamo presi un botto di soldi questo lavoro. E vabbè, ora comunque vedremo un pochettino tutto il resto. No, aspetta, andiamo qui. 41, ma quanto cavolo ci pagano per sto coso? Però io non vorrei andare in giù. E anche questo ci portano. Questo ci porta in su. Perché questo è un viaggio buono, però ci porta molto in giù. Che ora è? Le 5, è l'ora data per iniziare il nostro viaggio. Pausa. Andiamo a fare la pausa. Ve lo dico io, ve lo dico. Comunque io sarei tentato di prendere un 500, ecco. Poi vedo. Cioè davvero tanto è tentato di prendere un 500, perché 500 così non ne faccio molti. 500 penso top line, non lo so. Già ci siamo, sistemiamo il camion. Ok, officina, officiniamoci. Chiudi, chiudi. Ci mettiamo di fianco a questo scagnetto. Ne dai ancora. Fai così, a posto. Ci stiamo riposando un po'. Vediamo se è uscito qualche cosa di buono. Lione, andiamo verso un. Ah no, Lione siamo noi, Lione. Questo ci porta poco su. È un buon viaggio, perché comunque ce lo pagano tanto. Bologna, mamma mia. Ah, giustamente ora abbiamo la promode. Tra quanto scade quello là? Che sono indeciso se prenderlo o meno. 1 ora e 46. Ci porta a Ginevra. Ci porta già più in su, ecco. 3 ore e 27. Direi che è il viaggio adatto per finire il video in bellezza. Per cui lo faremo. Ho visto la macchina, ma mi ci sono infilato dietro. Ok. Comunque poi ogni volta che cambio da V8 a 6 in linea non starò a cambiare il grifone o cos'altro, eh. Che poi non è detto. Perché io. Avete presente il. Vabbè, lasciamo. Non andiamo troppo nello specifico. Comunque ci sono motori V8 che monta. Che per esempio nel display hanno il grifone. Questo qui si è deciso a capire cosa deve fare o meno. Questo qui chissà da dove ne viene. Questo poverino che dà il CF. Io mi metto nel posto degli autobus.
Ok, andiamo di qui. Ah, devo andare qui alla Daxer. Com'è la Daxer? Piano. A parte che il camion ce l'abbiamo alto come mascherone davanti, però. Che sinceramente non mi piace con mascherone alto, però. La miseria. Preferisco questo, sinceramente. Ok. Le barchette erano un bel viaggio, leggero. Però troppo distante. Poi ci portavano troppo, forse anche. Cioè, troppo su no, perché eravamo in un posto perfetto a Hull. Però no. Vediamo come sta con questo semirimorchio. Beh, non sta male. Vediamo. Ci spegne ovviamente. Aspetta, però io non vedo dove sto andando. Andiamo di prima, dai. Qui occhio a non tirarci via sto coso. Dai. Vogliamo stare qui fino a domani? Tu aspetti. E via così. Abbiamo un motorino decente, dai, quindi mezze marce alcune possiamo anche saltarle. Oh, non abbiamo preso tanti rossi, oggi. Io era venuto giallo, ma ormai ero passato. Per esempio, qui conveniva la mezza marcia perché eravamo in una mezza salita. Ma perché parlo? Air France. Ah, quello. Ah, beh, c'hanno anche i camion, quelli di Air France. Cos'è che io schiaccio il freno? No, per fortuna non ho picchiato contro nessuno. Io avevo il freno schiacciato e è andato indietro il camion. Ok, ho capito che io col camion carico devo partire e fare prima terza. Non posso fare seconda terza, devo fare prima terza. Devo ancora. Che me l'avevate chiesto. Per American Truck. Sto volante è troppo inclinato in su. Devo fare un tasto di V. Ok, vediamo un pochettino. Oh. Sembra perfetto adesso. Perché American Truck è un problema. Me lo sono dimenticato. Fatemi sapere anche quello lì a quanti di voi piace. Non so come portarlo, diciamo. Se piace tanto, piace poco. Sound buoni. No, ho sbagliato tasto. È così che si inizia a far confondere i tasti. In mezzo ai piedi proprio sto qui dell'Air France. Madonna, fino ai rimbambiti. Ora lui c'è il camion potente, schiaccia, se ne va. C'ha 7,50. No, FH16 c'era scritto non 7,50. Devo andare in una cava. Oh, madonna. Potevo farmi fare l'autostrada. Anch'io che non ti ho guardato. Vabbè. Ve l'ho detto, pianificatevi sempre, date almeno un'occhiata alla strada prima di farla. Se no va a finire che adesso questo qui ce lo teniamo davanti fino a chissà quando. È che io volevo prendermi un 4,10, un 4,40. Sono davvero contento di questo camion. Ha un bel marrone, non è quel marrone
originale perché quanta roba. Cos'è? Sono passato. Ah sì, giustamente sono passato di livello. Sono al 15, ok. Sì, qui ovviamente ci metto una vita. Perché tipo, avete presente, no? Il marrone che abbiamo noi sul camion. Invece tipo su questi qui, il marrone che ha il camion. Cioè guardate quanto cavolo è chiaro. Cioè troppo chiaro. Nella realtà è molto più scuro. Ve lo dico io, ve lo dico. Che io davanti ho la parte nera, diciamo. E invece dietro ce l'ho. Come questo. E dietro è ancora chiara. Dietro la parte scura, diciamo. Cioè, davanti tutto il cruscotto è nero. E dietro è questo marrone qua. Che mi piace davvero tantissimo come colore. Poi vabbè, in mezzo ci ho messo i. Non so neanche come si chiama quelle. Insomma, specie di tappeti che compri, insomma. Che poca gente, cioè, proprio lo tiene così com'è. In genere ci metti magari il. Avete presente, no? Tipo i tappeti. Le fodere. Le fodere, il rivestimento. Non so come chiamarlo. Il rivestimento, la fodera, sì, intorno al camion. Una delle cose che meno mi piace è tipo i cuscini sul. Qui sopra, che sembra che c'è i cuscini, che sembra un'altra punta. Una cosa che proprio non mi piace. Ce l'ha un mio collega, proprio non mi piace. Forza, andiamo. Siamo fermi, come 50, neanche 50 all'ora. Questo dell'Air France mi farà dannare l'esistenza. Guarda, arriva in curva e blocca, arriva. Questa è una guida che fa consumare un botto di gasolio, ci sta facendo fare lui. Ora vorrei anche vedere. Ah, vabbè, siamo ancora a tre quarti. Allora andiamo bene, tre quarti, siamo abbastanza pieni. Siamo verso il pieno, verso il vuoto. Ora lo so che qui vado già in ritardo perché. No, invece no. Pensavo rallentasse in quella curva lì. Noi facciamo un po' di eco drive qui. Facciamo, lasciamo andare giù il camion, sfruttiamo lo scollinamento. Fosse stato quello dello Scania ci avrebbe dato punti qui. Che poi vabbè non stai mai a guardare, cioè non c'è nessuno che guarda i punti. Però. Chissà che vai di là che almeno ti levi. Al di qui. Questo è Eddie. Cos'è Eddie? Io qui faccio il sorpasso, adesso non se ne va. Faccio il sorpasso, me ne frega. Perché fa sto beep, beep, beep? Boh. Non si fanno queste cose nella realtà, ma. Guarda che si mette a accelerare qui, si mette a accelerare. Ma per non prolungare troppo il video. È tolto uno, ce n'è un altro adesso qui davanti. Ma che cos'è che oggi ce li trovo? Vedete perché non mi piace fare queste strade? Tutti rimbambiti te li trovi te. Questo cosa trasporta? Plasmon. Cosa c'è scritto dietro? No, Platson. Andiamo così a 50 all'ora. A parte che dove esiste, che da Lione a Ginevra c'è una strada del genere per i camion. Cioè, ci sarà sicuramente, ma sicuramente non ci sarà nessun camion che la fa una strada del genere. Guarda. 45 all'ora, neanche 50. Siamo ai 45, vi faccio vedere. 46. Guarda, non ci sta, non ci sta neanche la seconda lunga, non ci sta. Gira anche tu, gira questo Mercedes.
proprio quando vedi sta gente qui davanti. Dio. Sì, 3 volte gira. Ecco, non c'avevo neanche la spinta per sorpassare. Chissà che si ferma a fare gasolio. E fermati a fare gasolio. Dai che sei quasi senza gasolio, che ti devi fermare a farlo. Dai, lo so che sei senza gasolio. Lo so che sei senza gasolio. Dai che adesso passiamo al confine e prendiamo l'autostrada. Pazienza, dai, ci... Infatti la strada alla velocità da lumaca. Posto, qui siamo sul confine, non so perché qui c'è tipo, no, un asfalto diverso per 30 metri, ma neanche 20 metri. Però va bene, noi non ci lamentiamo. Adesso si mette ad andare quello, no? Adesso che c'è da andare in autostrada, si mette ad andare. Ginevra Berna, Lione Torino. Vedete, noi avremmo fatto sta strada qui, a quest'ora saremmo già arrivati come minimo. Aspetta, Ginevra, ma perché io devo andare a Ginevra? Ah, perché devo andare da un'altra parte. Infatti dicevo che giro del mondo mi fa fare. Dai, con sta accesa, non ti infilare troppo. Un arciere, non un arceso. Tipo questo pezzettino qui mi ricorda un pezzo di strada di Scania Truck Driving. Era tipo fatto così. Ci siamo fatti i nostri soldi. Togliamo le DC qui. Scaliamo mezza marcia. Ah, stavo dicendo 9.000 euro. Danni non è che ne sono usciti dal mago, dal cappello del mago, né? Di lì non c'è nessuno, sempre bene guardarci, anche se è una corsia d'emergenza, perché non è che non ci passa nessuno. Ci passano, a parte i mezzi di emergenza, anche magari delle macchine un po' stupide. Dobbiamo arrivare qui in fondo e fermarci, per cui c'è la macchina ferma, andiamo giù con calma. Lì non mi ci metto perché questo qui adesso, no, forse non è il caso, però se questo qui girasse secco, cioè se io adesso vado lì, non c'è nessuno, giro secco, me lo porto via di sicuro questo. Vedete? Siamo messi così in questo modo, appunto. Se ci fosse un varco per passare, sarei anche contento. Sì, ora davanti ci ho messo quello là, ciao. Mi sa che di qui non ci muoviamo più, spengo anche il camion, tanto. No, forse adesso andiamo. Adesso arriva la macchina. Non ci muoviamo mica più di qui. Dice il man. Un po' avanti forse posso andare. Ma tanto non è che gli cambia tanto. Guarda quanta macchina, quanta traffico. Cioè. E io se vado più avanti mi rischio di portarmelo via. A parte che tanto poi non ce la farei passare perché arrivano continuamente macchine.
Vabbè, noi ci guardiamo un altro caso. Ci faccio un'altra foto. Davvero bello, mi piace. È partito. Ma figurati. C'è quel DAF che finché non si leva quel DAF. Oh là. Ora forse passiamo. Andiamo, dai. Io non vedo nulla. Ok, andiamo su. Sono voluto andare un pochino più avanti perché non ho visto dove era finito quel mano. Magari rischiavo di portarmi via lui. E questo è uno degli errori più frequenti tra, diciamo, i nuovi camionisti. Che praticamente giri, ti porti via con il culo del semirimorchio. Per questo io a volte non mi capacito di come posso fare dei danni al semirimorchio. Cioè, non puoi in autostrada fare dei danni al semirimorchio. Le macchine vedi che non ce ne sono. E qui ok, e di là ok, poi se ci sono i fantasmi che investiamo, ci saranno i clandestini che mi fanno danni ai rimorchi mentre faccio le pause. Dai, fammi il finale, tu fai bravo. Ok, mi hai fatto infilare, ora ti faccio frenare. Se fosse passato sarei stato contento, però cioè non mi sarebbe dato, non mi avrebbe dato fastidio. Posto, saliamo qui alla John Deere a portare che cosa? Ah, un refrigerato. Ma dici per davvero? A me non mi pare proprio. È un refrigerato. Sì. Alquanto refrigerato. Non so come possa funzionare perché non. Non so come possa funzionare, però è refrigerato. Ah, su Eurotrack sono dei maghi. Ma non se mi rimorchio per il container refrigerato non ci mettono il generatore. Allora se era quello un generatore ma non lo è. Sì, ciao. Ciao, faccio metterci una marcia. Via. Bello scanietto. Oggi per oggi hai dato. Siamo passati di livello. Vediamo il prossimo lavoro cosa potrebbe essere. Se non ho... Ah beh, abbiamo. Ehi sì. Lo stesso identico carico. Uguale identico. Da John Deere alla Carrefour. Uguale praticamente a prima. Questo. Oh. Oh. Andiamo in Olanda, ragazzi. Ci andiamo o non ci andiamo in Olanda? Ci andiamo, ve lo dico io, ci andiamo. Sì, ma è un po' lontano, non è che mi scade. In genere i viaggi lunghi scadono tra... Infatti, tra tanto. Bello. Vabbè. Fammi vedere il viaggio che mi pagano di più a chilometro. Beh, ma sono quelli... Ah, no, non sono da città a città. Cioè, boia però. 58 euro al chilometro. Fai un viaggio te sei a posto per un mese. Anche di più. Sei a posto per un anno. Dai, andiamoci a tirare su questo semirimorchio. Sono... Sì, tanto è poca strada. Poca roba. So che il retarder non è molto utile, solo col trattore. Cioè praticamente non serve a niente però. Per usare dei freni. Io quando sono solo col trattore neanche faccio eco drive. Cioè praticamente spingo, inchiodo. Faccio le cose proprio al contrario di come le faccio col semirimorchio.
Vediamo ragazzi chi. Quanti minuti sono il video? Fammi capire, mezz'ora. Vediamo chi di voi, quanti di voi si guardano mezz'ora di video. Su oltre 200 visualizzazioni, che so più o meno fa Eurotrack, fa queste visualizzazioni qui. Vediamo chi di voi è arrivato fino alla mezz'ora del video. E per chi ci è arrivato, nei commenti scriva hashtag andiamo in Olanda. Vediamo quanti hashtag andiamo in Olanda ci sono. Bello Scania, ci abbiamo. Piace come l'ho fatto, mi piace molto. Scanietti. Che sound che c'hanno? Ah, ho aggiornato anche la Real Sound Fix Pack, fate la pesca. E tipo c'è scritto che prende dei sound reali di Scania, tipo una roba del genere. Sì, aspetta, però devo andare dall'altra parte. Sto poste nord mi sta proprio su. Ma guarda che mi ci metto dietro in chioda. Ma vai, Mona, vai. Ma questo qui che non si ci vede neanche la targa? Fammi capire. È un illegale. Buon per lui, eh? Cosa gli devo dire? Sono stanco. Sono stanco di guidare, se vi devo dire la verità. Mamma mia, il pullman qui. Che mi si è spento. Infatti acceleravo, vedevo che non andava su. Belli specchi. Una cosa che mi piace tantissimo degli Scania, dei suoi miliardi di cose che mi piacciono, sono gli specchi. Che quelli della serie nuova mi piacciono molto meno. Però se devo dire la verità, sono belli come specchi, cioè si ci vede bene. Perché come vi ho detto, ho avuto la possibilità di vederlo e mi è piaciuto. Ma che marcia sono? Cioè cavolo, sei un trattore con 440 cavalli, pesi sino a 150 quintali, cavolo, partici in terza. Agganciamo già il semirimorchio per l'Olanda. Sì, ciao. Vabbè, comunque gli specchi come forma diciamo non mi piacciono, ma mi piacciono da diciamo come li vedi dentro la cabina. A posto, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Allora, hashtag andiamo in Olanda. Dai, è tutto. Ciao a tutti.